Se hai bisogno di soldi, vuoi un'aggiunta dell'Axo o completi mudati, non esitare a contattarmi. Iscriviti a tutti i miei gruppi Telegram, Next Gen e All Gen, ragazzi. Iscrivetevi a tutti i miei social e se siete da PS, in descrizione trovate i gruppi anche per PlayStation. E adesso al nuovo video. Bentornati, regà! Qua è Stavix che vi parla, ragazzi. Oggi vi porto il metodo per moddarvi i mezzi del nuovo DLC, ragazzi. Il glitch, ragazzi, non è un glitch nuovo, esiste già da un po', l'hanno portato in poche persone. Quindi, ragazzi, come al solito, noi avremo bisogno del veicolo da cui vogliamo prendere le modifiche. Entriamo dentro il nostro LS Autoraduno e ci servirà anche un amico che entri con il suo veicolo, ragazzi. Dovete mettervi i veicoli che volete moddare in un qualsiasi, ragazzi, garage che avete. Allora, a questo punto, una volta che siamo qua, regà, gli diciamo al nostro amico di startare l'attività. Ma prima di fargli startare l'attività, ragazzi, dobbiamo fare per forza una modifica qualsiasi al veicolo in modo da salvare le modifiche, così la macchina prenderà le modifiche di questa che stiamo usando. A questo punto, una volta che siamo qua, il nostro amico dovrà avviare l'attività, ragazzi, sprint dal menu interazione. A questo punto, una volta che avvierà l'attività, ragazzi, ci arriverà questa notifica in basso a sinistra. Noi andiamo ad accettare quella notifica, regà, e aspettiamo che passano i 30 secondi, ragazzi. Una volta passati i 30 secondi, regà, spawneremo nella gara sprint. A questo punto dobbiamo fare questa cosa qua. Semplicemente dobbiamo chiamare il meccanico, ragazzi, e andarci a richiamare il veicolo che vogliamo moddare, quindi i veicoli del nuovo DLC che avete comprato prima, ok, mettendoli in un garage come vi ho detto all'inizio del video. Quindi a questo punto apriamo il meccanico, andiamo a cercare il veicolo, ragazzi, che vogliamo moddare, e una volta che l'abbiamo trovato dobbiamo schiacciare Y o triangolo, ragazzi, per respawnare come tutte le attività, e quando siamo alla fine della barra rossa spammare il tasto A se siete da Xbox o X se giocate da Play, ragazzi, e dovete fare così continuamente finché non azzeccate il vostro timing, regà, e quando rispawnerete ci sarà un piccolo caricamento nero un po' più lungo del normale e sbadabam, regà, avremo moddato l'auto del nuovo DLC. Quindi, regà, a questo punto non ci resta altro che andarci a salvare il veicolo da Los Santos, ragazzi, oppure nel vostro garage. Quindi a questo punto, regà, fate quittare il vostro amico, se no non potete salvare il veicolo. Fate una modifica una volta all'interno di Los Santos Custom, ragazzi, e il gioco sarà fatto. Io spero che i miei video vi piacciono, regà, lasciate un like, lasciate un commento, iscrivetevi, perché veramente non si iscrive nessuno e guarda solo i video, regà. Sta cosa non è bella. E sbada bam, al prossimo video. Buona visione.